e non sono i primi, perché già c'era stato un primo aiuto nell'immediato da parte di Cancro Primo Aiuto, e quindi noi li ringraziamo perché è una macchina della solidarietà, è una foresta che cresce di persone animate da spirito di solidarietà, di altruismo, e che sono pronti a farsi in quattro veramente per aiutare chi ne ha bisogno. In questo caso ne hanno bisogno i cittadini della nostra montagna ferita dall'alluvione del 2018, e la risposta è stata eccezionale. Basta guardarsi attorno, insomma, 20 camion arrivati oggi con materiali che sono non utili ma fondamentali per la fase B, quella della ricostruzione, la fase che è altrettanto difficile rispetto alla fase di gestione dell'emergenza, e quindi noi non possiamo far altro che ringraziarli. Li ho invitati, vorrei che venissero ad Agordo fra qualche mese, quando abbiamo utilizzato tutto questo materiale ci sarà l'occasione per vedere come è stato utilizzato e anche per ringraziarli veramente di nuovo, perché un intervento così importante fino adesso io non l'ho mai visto in tempi così brevi, e soprattutto da un'altra regione, perché è più facile, no, per un veneto aiutare un veneto, ma che ci sia una solidarietà così grande anche dalla Lombardia ci ha fatto estremamente piacere.